Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi abbiamo, come potete vedere dall'obiettivo, abbiamo davanti a noi il confronto tra il Nexus 4, il Galaxy Nexus e il Nexus 7. Non abbiamo inserito il Nexus S perché questo non tanto per l'hardware datato, ma più che altro perché non può godere ufficialmente dell'ultima versione di Android, quindi non ci sembrava giusto inserirlo in questo confronto. Nexus 7, che è un tablet, ma un tablet piuttosto particolare, molto portatile, quindi un confronto di questo tipo ci sta comunque benissimo. Confronto, dimensioni, qua abbiamo un tablet da 7 pollici, quindi lo mettiamo un attimo da parte, mentre per quanto riguarda Galaxy Nexus e Nexus 4 abbiamo sia materiali che dimensioni differenti. Dimensioni sul frontale, come potete vedere, siamo praticamente identici, non stiamo a guardare i millimetri, ma andiamo a vedere più che altro quello che ci sembra dal punto di vista visivo. Quindi frontale praticamente identico. Spessore, anche qui siamo su livelli molto simili. Galaxy Nexus offre una linea un po' curva, molto originale. Il Nexus 4 invece offre delle linee molto più tradizionali, ovvero abbiamo una struttura a mattoncino che ormai abbiamo imparato a conoscere bene. Galaxy Nexus ha inoltre dei materiali plastici sul posteriore, mentre il Nexus 4 gode di materiali quasi tutti in vetro o in plastica gommata. A livello di materiali, quindi, un salto in avanti del Nexus 4, anche se forse la robustezza ne risente leggermente. Sinceramente, a noi il Nexus 4 è caduto dalla scrivania più o meno il secondo giorno che l'avevamo acquistato, e fortunatamente, come potete vedere, è intatto. Ci è venuto un po' male, ma siamo salvi. LED di stato, allora, dopo aver fatto il confronto più o meno con le dimensioni, LED di stato che c'è nei due soluzioni smartphone, manca nel Nexus 7. Hardware quad core Nvidia, Snapdragon quad core S4 Qualcomm, invece qua abbiamo una soluzione dual core. Naturalmente questo è lo smartphone in linea temporale più vecchio, poi abbiamo avuto il Nexus 7 in estate e recentemente, anche se non ancora in Italia e forse mai non lo avremo, il Nexus 4 di LG, tutti quanti aggiornati all'ultima versione del firmware. Accendiamo un attimo i dispositivi, cercherò di accenderli contemporaneamente, purtroppo ho solo due mani. Ok. Ah, purtroppo era già acceso il Nexus 7, che mettiamo un attimo da parte. Vi volevo mostrare come il Nexus 4 teoricamente si accende molto prima. Nexus 7 intanto è un po' estraneo questo confronto, poiché lui è pur sempre un tablet in mezzo a due smartphone. Ecco fatto, il Nexus 4 è già attivo, come potete vedere ci si può già navigare tranquillamente nell'interfaccia. Galaxy Nexus, che con Android 4.2 purtroppo ha un certo rallentamento nell'avvio, anche con Jelly Bean quello precedente comunque avevamo il device un po' rallentato. Ok, ci siamo, abbiamo tutti e tre i terminali accesi. Ok, direi di fare inizialmente una prova sul browser. Utilizzeremo Chrome per tutti e tre. Perché? Perché Chrome ormai è diventato il browser di default. Andiamo su tutti e tre sulla pagina di Nexus Lab e il confronto lo faremo all'interno del nostro sito. Vi ricordo che Chrome non supporta il plugin in Flash. Ok.
non è mai facile gestire più terminali alla volta, ma cercherò di fare il possibile. Ok. Ci siamo. Attiviamo la visuale desktop anche sul Nexus 4. Quindi, pagine non ancora aperte su nessuno dei tre device. Andiamo a allargare. Ok. Soprattutto speriamo di cliccare contemporaneamente. Ok. Primo Nexus 4, secondo Nexus 7 di qualche millesimo di secondo, terzo Galaxy Nexus. Per quanto riguarda il pinch to zoom e tutte le altre funzioni tipo lo scroll, sono praticamente tutti e tre identici. Abbiamo infatti display simili dal punto di vista della risoluzione, più alta sul Nexus 7. Però le prestazioni sono praticamente identiche. Tutti e tre presentano la tendina. Sul tablet non c'è bisogno di switchare in basso con le due dita, ma basta andare sulla parte destra della tendina. Andiamo con due dita sul Nexus 4 e due dita anche di qua. Come potete vedere, funziona tutto nella medesima maniera. Andiamo a vedere un attimo la fluidità del sistema. Ok, facciamo un attimo un focus sul Nexus 4 Galaxy Nexus. Allora, leggermente, ma dico leggermente più veloce il Nexus 4. Naturale, direte voi, abbiamo un quad core nuovissimo che gira molto bene, però parliamo di piccolissimi impuntamenti nel Galaxy Nexus, niente di eclatante. Se andiamo invece ad aprire il Nexus 7, anche qui abbiamo un leggero divario di prestazioni. Il Nexus 4 si presenta leggermente sempre più fluido, Nexus 7 si comporta benissimo, ma comunque ogni tanto, adesso non è capitato, ma sporadicamente, qualche piccolo lag in infinitesimale. Altra caratteristica dei tre tablet che cambia drasticamente dalle tre soluzioni Samsung, Asus e LG è il touch. Tutti e tre un ottimo touch, ma quello del Nexus 4 e del Nexus 7 è nettamente superiore rispetto a quello del Galaxy Nexus. Vado a scrivere. È difficile da definire il touch degli altri due dispositivi, però se vado a scrivere sul Galaxy Nexus, scrivo perfettamente, sia chiaro, è un cellulare fantastico. Però vado a scrivere con il Nexus 4, mi sembra di scrivere sul burro. Cosa positiva, perché sia per la swipe, che è presente tutti e tre, ma sia per la scrittura, normale, risulta veramente un piacere, il miglior cellulare su cui io abbia mai scritto. Nexus 7 presenta una scrittura diversa, perché comunque siamo alle prese con un tablet, ma avendo questa struttura molto allungata e molto verticale si riesce a scrivere molto bene. L'unica cosa, essendo un tablet un po' più pesante, lo si tiene con due mani, si scrive con due mani, cosa che è positiva, però non si ha il feedback della vibrazione, che manca totalmente, cosa che nel Nexus 4 è ottimo, soprattutto perché abbiamo un feedback che si regola a seconda della lettera premuta o dello spazio. Una cosa molto buona, mentre sul Galaxy Nexus questo feedback c'è sempre, però è un po' più piatto. Diciamo che ci accompagna un po' di più. Cosa che abbiamo notato confrontando i tre device: il multi
multitasking. Le animazioni presenti. Sul Nexus 4 è l'unico dove le animazioni sono veramente fluide. Riproviamo. Come potete vedere abbiamo un tipo di animazione che sugli altri device è un po' più difficile da definire scorrevole. Proviamo infatti a fare la medesima animazione. Guardate la differenza. È più scattosa e meno veloce sul Galaxy Nexus, cosa che sul Nexus 4 praticamente non si vede. Proviamo a tornare sul Chrome. È tutto molto più fluido, molto più funzionale. Nexus 7, che si pone più o meno come Galaxy Nexus da questo punto di vista, avevamo anche qualche applicazioncina in più aperta che magari ha influito. Altra caratteristica, display, abbiamo un normale LCD 1280x800 sul Nexus 7, però è un tablet e anche in questo caso lo metterei da parte. Qua abbiamo un display Super AMOLED HD Pentile sul Galaxy Nexus, e qua abbiamo da 4.65 pollici, qua invece un display da 4.7 pollici, IPS, Super LCD Plus, tutte e due veramente ottimi. Sinceramente io faccio fatica a definire quale sia il migliore, perché sono tutte e due bellissimi display, hanno i loro punti di forza, i loro punti a favore. Naturalmente l'IPS è un display nettamente più luminoso, a livello di neri invece l'AMOLED è insuperabile, mentre forse per colpa della matrice Pentile che abbiamo su questo Super AMOLED HD abbiamo qualche lettera che si vede un po' peggio per colpa appunto della griglia che a volte un po' si fa vedere, ma assolutamente inezie che veramente dovete andare a pescare. Nexus 7 si vede ottimamente, secondo me è il tablet fatto per leggere, per giocare, per navigare. Tablet leggero che va benissimo accompagnato a uno di questi due terminali. Con questo si gioca, si legge qualche ebook, si naviga un po'. Con questo si fa tutto il resto, si chatta, si usa WhatsApp, si chiama, si scaricano le applicazioncine, magari si gioca un po' meno perché il display è un po' più piccolo, anche se anche a livello di giochi il Nexus 4 rispetto al Galaxy Nexus è qualche gradino più avanti. Se mi dovessero chiedere, compro il Galaxy Nexus oggi a circa 300 euro o aspetto un Nexus 4 a un prezzo decente o spendo 500 euro? E io gli farei, bella domanda, tutte e due le scelte secondo me sono giuste. Se naturalmente ci fosse il Nexus 4 a 300 euro in Italia, fondatevi sul Nexus 4, che seppur fatto da LG, che sappiamo che ormai non ha una bellissima fama, è un terminale a livello hardware e a livello software sorprendente, vi assicuro che sorprende. Galaxy Nexus rimane un ottimo terminale, ma l'hardware va pur sempre avanti, i 2 GB di RAM si sentono sul Nexus 4. Se vi piace comunque l'AMOLED, questa tecnologia di Samsung, puntate sul Galaxy Nexus, ma io lo farei solo un discorso a livello di prezzi, a livello di prestazioni il Nexus 4 è logicamente più avanti, è uscito un anno dopo, quindi non ha paragoni. Se invece mi chiedete, io ho uno di questi due device, il Nexus 7, me ne faccio qualcosa? Vi dico sì, il Nexus 7 è utile, costa poco, ci fate tanto sia col modello non 3G che 3G, ci giocate, ci potete leggere gli ebook, ci potete navigare con molta più comodità, è un dispositivo duttile. Costa veramente poco e Google ha azzeccato un prodotto fatto bene, costruito bene, è veramente eccezionale.
Spero che tutti i vostri dubbi siano stati più o meno chiariti, vi saluto e se avete domande potete farle attraverso i commenti sia su YouTube che su Nexus Lab. Ciao!